realtà è che sì, che forse si adopera ancora in alcune zone del nostro Abruzzo, cioè mettere il sonno ai neonati, quella monetina che i nostri nonni mettevano tra le fasce quando la creatura veniva battezzata e a casa si faceva una cerimonia, un ricevimento tra amici e parenti. Allora i visitatori mettevano il sonno, cioè una monetina, allora di 5 lire d'argento e 10 lire, per augurare sonni tranquilli al bambino e per le spesette che allora si facevano in casa, le nostre mamme partorivano in casa, veniva la levatrice, la mammina, e allora bisognava, c'erano delle spesette da fare e questo sogno andava anche alle piccole spese. Il nonno, un po' poeta, ha voluto mettere a modo suo il sonno ai nipotini nati, non diciamo quanti. Lo sogno, tramenda l'angelo te porta in braccio e dorme cedro dentro la lasciando, bunte di vita vengo e mi ci affaccio e mi consolo e mi si chiude un canto. Volesse abberrutarti di parole, te cariesse montagne di bene, le favollette, i fiori, solo per te, 100 canistri pieni pieni. Ma chi so io? I soldatoni, ti tengo dentro uno spigolo di cuore, ti dico Cristo santo, santo e buono, ti in mente che lo fuoco non sarà muore. Ecco, ti so portare un biglietto, mo che ti sta vicino alla Madonna, e te la lascio dentro alla maglietta. Come si dice dentro sonno? Saggio e buono, è cosa di niente, quattro sospira alla maniera antica, un vacarello proprio in asumente, ma tu, leggi, mi azzombo da lumina, se quelli svoci per la fantasia. Un bacio ardente che leva l'assura, scrizzi di mare, luce, poesia, cante da tono in questa parlatura. Ecco il nonno che augura che i nipotini possano continuare questa nostra parlatura, il nostro dialogo.